ragazze, eccomi finalmente tornata in un nuovo video. Oggi voglio spacchettare insieme a voi, aprire in diretta con voi questo pacco che mi è arrivato circa 3-4 giorni fa, quindi sono veramente molto curiosa di vedere tutte le cosine che ci sono all'interno. L'ho aperto proprio il giorno che mi è arrivato, ma non ho tirato fuori niente, semplicemente ho dato una sbirciatina tipo così e basta, per assicurarmi che fosse il pacco e che volevo insomma spacchettare insieme a voi, ed è proprio lui, però vi giuro che non ho tirato fuori niente, non ho guardato niente, quindi sono veramente curiosissima. In realtà sono cose che ho ordinato io, però le ho ordinate un bel po' di tempo fa, vi lascio il link di questo sito qua sotto nell'info box. Sono cose un po' strane, solite cose coreane eccetera, e quindi ho detto perché non fare lo spacchettamento insieme con le ragazze, quindi direi subito di partire. A questo punto lo vado ad aprire del tutto e vediamo un po' come sono le cose che ho preso, anche perché alcune cose sinceramente non mi ricordo neanche più. Allora, pacchettino, vedete, è pieno di prodotti e direi subito di partire pesco random, vado abbastanza veloce e vediamo subito cosa c'è. Allora, questo dovrebbe essere, non so se si capisce, se si vede dalla videocamera, in caso vi faccio delle riprese più da vicino. Comunque è scritto tutto in coreano, giapponese, quindi non si capisce niente, però questo dovrebbe essere un prodotto che serve per andare a togliere la peluria dal viso. Ebbene, se avete sentito bene, ci sono giusto i disegni qua sotto e mostrano proprio come utilizzare questo arnese, questo aggeggio sulla faccia. E magari fatemi sapere se siete curiosa di vedere questi prodotti all'opera, magari in un video nuovo, in un video diverso, perché adesso li tiriamo fuori soltanto, è uno spacchettamento, però non li utilizzo. Poi vediamo un po', allora, questo è un rossetto, vediamo. No, che bello il pack, è veramente bellissimo, tutto trasparente con la parte interna rose gold, e il rossetto è così veramente delizioso, fatto a forma di cuoricino, tutto rosa con la parte centrale con un cuoricino all'interno rosso. Questo, se non ricordo male, dovrebbe essere un rossetto che va a colorare di rosso, insomma più scuro, soltanto la parte centrale delle labbra. È un effetto che in Giappone utilizzano, in Giappone, in Asia in generale, utilizzano veramente tanto, e quindi ho preso questo rossettino e sono curiosa di vederlo indossato. Poi questo invece eyeliner, questo l'aveva scelto mia sorella, l'ho fatto scegliere a lei, abbiamo scelto queste cosine un po' insieme, questo sì, l'ha scelto proprio lei, ed è un eyeliner con il tappino, con la faccina e il musino del gattino, non so se si vede, un eyeliner semplicissimo, nero, vediamo se riesco ad aprirlo, ok, vediamo. Ah, la punta è un eyeliner innanzitutto in penna, la punta non è troppo spessa, però non è neanche sottile, quindi secondo me è un applicatore veramente molto molto comodo e sono curiosa di provarlo, vediamolo sulla mano un attimo. Il tratto, il colore è super super pigmentato, super intenso, e sono curiosa di vederlo anche sugli occhi. Poi vediamo che altro, allora, qua invece abbiamo delle maschere contorno occhi al collagene. E ce ne sono all'interno 1, 2, 3, 4, 5, un pacchettino da 5, e sono appunto dei patch da applicare sul contorno occhi, e sono appunto delle maschere con il collagene. Sì, anche questo curioso di provare, ho scritto tutto in coreano, giapponese, sono da tenere in posa per 30 minuti, per parecchio parecchio tempo, e anche questo sono curiosa di vedere come sono all'opera. Poi vediamo che altro c'è, perché ci sono ancora tantissime cose. Questo righello, un righello rosa, questo l'ha scelto mia sorella, e cos'è questa cosa? Cosa serve? Fatemi capire. Ah, ok, si apre e ci sono sotto queste formine, cuoricini, stelline e quant'altro. Poi altre maschere, stavolta sono maschere da applicare sulle labbra, e all'interno di questo sacchettino ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, sono 5 maschere da applicare sulle labbra, fatte proprio a forma di labbra, anche questa è curiosissima di provarle. Poi andando avanti, che altro c'è? Ah, questo è una striscetta per il naso, sì, è soltanto una,
però nera, un po' una black mask, però rivisitata sotto forma di striscetta, da utilizzare sempre per i punti neri, e anche questa sono curiosa di provarla, di vedere se funziona. Poi che altro? Un'altra maschera, ho fatto un po' di scorta per quanto riguarda le maschere. Questa è una maschera da applicare su tutto il viso, è una maschera in tessuto realizzata con il 92% di aloe vera. Sembra super super morbida e sembra anche imbevuta tantissimo di prodotto. Curiosissima di provarla anche questa. Poi che altro? Allora, questa invece è la nuova spugnetta da utilizzare per stendere il fondotinta, che in realtà è riuscita un mesetto e mezzo fa, insomma, è iniziato a spopolare circa un mesetto e mezzo fa. Ho sentito diverse recensioni negative per quanto riguarda queste spugnette per applicare il fondotinta in silicone, però ho voluto provare ad acquistarla anch'io. È super super gommosa ed è tutta trasparente con le stelline rosa. La proveremo sicuramente insieme. Dopo ho voluto provare a prendere questi strumentini per andare a rimuovere i punti neri, i brufoletti, insomma, per andare a pulire il viso. Sono 2, 4, 5, 5 strumenti in acciaio con diverse forme, ad esempio con il cerchietto per andare a eliminare i punti neri, ci sono delle puntine, insomma, sono un po' strani e non li ho mai provati. Vi farò sapere se funzionano oppure no, però mi interessavano, mi ispiravano, quindi ho voluto provare a prenderli. Poi, washi tape. No, belli, bellissimi, sono bianchi e neri, ce ne sono 2, 4, 5 con queste decorazioni geometriche, queste forme geometriche. Il primo mi piace molto, a zigzag, poi c'è anche questo con i pois su sfondo nero e questo con il disegno della pellicola dei rullini, insomma la pellicola dei rullini, e sicuramente questi li utilizzerò sulla mia agenda. Poi ci sono ancora un po' di cosine, come ad esempio questo lip balm a forma di matita. Ebbene sì, un lip balm esattamente come una matita verde. E il... no vabbè, che roba è? Tutto spiaccicato, tutto rotto? No, profuma di mela verde. Il profumo è buonissimo, peccato che praticamente è tutto rovinato, tutto rotto. Vabbè, comunque simpatico il pack. Poi ci sono ancora un po' di cose. Ah, ok, un'altra spugnetta identica a questa, ce n'è un'altra. Va bene. Ah no, ok, ce n'è un'altra ancora. Ebbene sì, tre spugnette identiche, tutte con le stelline. Poi questo invece che cos'è? Allora, non mi ricordo, tutto scritto in giapponese. Dovrebbero essere delle salviettine per pulire il viso, se non ricordo male, però non ne sono sicura. Oddio, non riesco a capire, se non ricordo male sono tipo delle salviettine da utilizzare sul viso, però devo andare a rileggere sul sito perché non mi ricordo più e non riesco a capire. Poi che altro? Siamo quasi alla fine, no vabbè, non ci posso credere, ancora due spugnette, quindi in totale sono 2, 4 e quella che ho aperto, 5 spugnette, tutte uguali, va bene. E l'ultima cosa, poi il pacco l'abbiamo completamente svuotato, è questo set sempre per rimuovere i punti neri. Primo step serve per andare ad aprire i punti neri, il secondo step serve per togliere i punti neri, il terzo step invece serve per andare a rendere molto più morbido e pulito e più liscio il vostro naso. Di questi li avevo già provati nella versione naso di maialino e quindi ho voluto provare a prendere anche questa confezione. All'interno ci sono, vediamo se c'è scritto, no, anche qua è scritto tutto in coreano, quindi non so dirvi quanti. Proviamo ad aprire le forbici, adesso le ho perse, eccole qua. Ok, ci sono riuscita. Ah, ok, non sono come quelle naso di maialino che erano sotto forma di cerottini. Queste invece sono delle, proprio all'interno di questi contenitori, sono sotto forma di creme, quindi primo step, secondo step e terzo step. Mi durerà comunque un po' di tempo perché c'è un bel po' di prodotto. 35 ml per il primo e per il terzo step, e questo più grande dovrebbe essere una maschera nera, black mask, leggo. Sì,
una maschera nera per rimuovere i punti neri, questo è il secondo step, appunto ci sono 60 grammi di prodotto, quindi c'è più quantità di prodotto. Sono curiosa di provarla, di provare questo set per rimuovere i punti neri. E niente, fatemi sapere magari se volete vedere all'opera questi prodottini, come magari ad esempio la maschera da applicare sulle labbra, oppure questo aggeggio per rimuovere i peli dal viso, oppure anche questo set per rimuovere i punti neri. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Se riesco vi metto i link di tutti gli articoli che vi ho mostrato, malissimo che vada, trovate comunque il link del sito. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!